arrivato. Ce la siamo fatta. Abbiamo vinto con onore e testa alta. Lasciamo un'eredità estremamente significativa, fatta di finanziamenti e di opere che saranno comunque loro a inaugurarle, ma noi ad averle costruite. Brava! Oltre che persone impegnate. Credo che questa campagna elettorale non si sia costruita sulle capacità, sulla buona volontà, sulla dedizione, perché la nostra storia racconta tutt'altro. È stata costruita sulla fortuna. Il candidato antagonista ha avuto la fortuna di trovare un centrodestra oltre che spaccato, scorrettamente tradito, sì, da tre soggetti. Uno in assoluto, lo ritengo pienamente responsabile di questa sconfitta, perché è stato solo un puro personalismo che si vergogna ad andare in giro per Bastia. Non vorrà che qualcuno, visto che ha sempre lavorato con demagogia e anche con eccessi sia di giudizi che di azioni, mi proibisca di andare in giro per la mia Bastia. Io alla Bastia ho dato tutto, penso di essere dato insieme a voi a testa alta, sinceramente, con l'onestà, con la coerenza e con il gran coraggio. Poi sarà la storia a giudicare il lavoro degli altri. Io non entro nel merito nel lavoro degli altri, non l'abbiamo mai fatto, siamo stati sempre molto rispettosi, educati, e questo io credo comunque ce lo dobbiamo come onore e anche come diversità. Pertanto lo immaginavo io, scusatemi, perché mi vedete così alla fine emotivamente controllati? Perché io ho sempre vissuto questo grande dualismo, da quando è cominciata la vicenda, da quando ci hanno detto di tutto e di più, e certamente anche il cittadino buono, generoso, che sa guardare anche noi oltre queste quisquiglie, comunque rimane ferito. Mi dispiace lasciare veramente, ma sarà comunque, loro dovranno lavorare su quello che abbiamo costruito noi, che se ne dica, devono prendere in mano il già fatto. Sindaco, lavorerete, sindaco, vi aspettano 5 anni di opposizione, lavorerete comunque nel segno della ricomposizione del centrodestra, che in parte avete già ricomposto. Il centrodestra è già ricomposto, il centrodestra indubbiamente è rimasto ferito, come siamo rimasti feriti noi, dalla fuoriuscita, ma non solo, anche dalla battaglia cruenta che è stata perpetrata nei nostri riguardi. Quindi, anzi, io a Katia le riconosco anche lei l'atto di coraggio, l'atto di responsabilità. Poteva benissimo oggi festeggiare la non vittoria, in realtà oggi con noi non festeggia la non vittoria, e questo è già una grande differenza, vuoi di cultura, di responsabilità, vuoi di preparazione, vuoi di dedizione, perché lei si è comunque dedicata a questo comune, al di là delle posizioni, che certamente, come ha detto in altre circostanze, le narrazioni sono state raccontate da altri, ci siamo caduti nella semplicità del fatto che noi non facciamo dietrologie, però mi dispiace, un unico responsabile è quella persona che si deve vergognare di casa, non solo, un altro responsabile al suo seguito, che certamente ha fatto da bambino rispetto all'età che ha e ai ruoli che esercita.